E buonasera a tutti da Polizzi Generosa. Mi trovo con l'onorevole, adesso finalmente possiamo dirlo, Ismaele Lavardera, che sta proseguendo un tour, ma stavolta da deputato ed è già in un clima di festeggiamenti. Ma partiamo proprio dall'inizio, già dal Pandino Tour. Raccontaci un po' questa esperienza di fare questa propaganda in una maniera così originale. Ma sicuramente intanto se sarò degno di essere chiamato onorevole lo direte voi tra qualche anno. Io credo che dobbiamo anche parlare di cose che poi hanno un senso e quindi questa parola spesso bistrattata è stata anche lontano dalla gente. Io preferisco essere chiamato Ismaele perché è un po' il mio percorso, non ho mai voluto particolari, diciamo, orpelli. La gente ci chiede di fare cose normali. È chiaro che il clima di festeggiamento rispetto alle persone che mi hanno sostenuto ci sta a ritornare nei paesi dove ho avuto un grande risultato anche a Polizzi, insomma, è stato il paese da cui è partita la mia campagna elettorale, era giusto ritornare per salutare, abbracciare la gente che mi è stata vicina. Sicuramente, diciamo, ho voluto fare una campagna elettorale sui territori, ho voluto iniziare 6 mesi fa, quando ancora, diciamo, non si parlava, non si sapeva chi fossero i candidati presidenti. Insomma, siamo stati gli unici a essere presenti, a girare i paesi, a girare le Madonie. Ho conosciuto questo territorio straordinario che ha grandi difficoltà e a volte anche problemi normali, che sono problemi reali e nessuno se ne è mai accorti in questi tanti anni. Non ci sono le cose più normali, le strade, il diritto alla salute, ad avere punti di pronto soccorso che funzionano, ad avere dei medici, delle guardie mediche, cose normali. Ecco, questa è la cosa che mi ha stupito di questi territori, che non chiedono nient'altro che essere semplicemente ricordati, non soltanto in campagna elettorale. Quindi il desiderio che avrò, avendo ricevuto anche una grande preferenza, ma anche se non avessi ricevuto questo grande supporto dalle Madonie, è giusto che rappresenti anche il vostro territorio e quindi mi sarò una sentinella al Parlamento siciliano per cercare di non dimenticare quello che sono le vostre istanze. Sono stati tanti gli elettori, già ti conoscevano come personaggio televisivo perché hai partecipato alle Iene per 8 anni. E poi noi ti abbiamo seguito appunto quando hai detto una frase molto, molto importante, quando hai detto ho quasi un debito con la Sicilia, voglio continuare in questo. Quindi adesso c'è pure una percentuale giovanile che ti segue, che sta sperando proprio in te, ti vedono appunto come un'icona, anche giovanile, fresca, con tante idee, perché ti conoscono proprio come una persona capace di andare sempre avanti dinanzi alle difficoltà. Sappiamo che Ismaele Lavardera non si è mai fermato dinanzi a niente, sei sempre molto determinato. Quindi adesso, certo, il programma è vasto, soprattutto in Sicilia lo sappiamo, ci sono tante difficoltà. Da che cosa pensi di partire? A quali priorità hai dato per questa Sicilia e anche per le Madonie, visto che ci troviamo qui? Sai che tanti sono i disagi e le realtà che si vivono un po' girando. Avrai ascoltato tante persone che già ti avranno fatto appello su tante realtà, su tante situazioni. È giusto dire che noi non abbiamo purtroppo ricevuto la maggioranza dei voti siciliani, quindi siamo andati naturalmente e saremo naturalmente in opposizione. Però con Cateno De Luca abbiamo pensato di istituire un governo, così l'abbiamo chiamato, di liberazione, che nient'altro che è proprio un governo ombra, quello che è il presidente ufficiale, che è quello di Renato Schifani. Quindi noi faremo delle proposte anche per scrollarci d'addosso rispetto a quelle idee che noi siamo semplicemente voto di protesta. Vogliamo iniziare a fare proposte, quindi la nostra giunta, anche se non sarà la giunta ufficiale, affiancata da Cateno De Luca e quindi 12 validissimi assessori, faranno proposte e quindi partiremo anche proprio da quelle che sono le prerogative delle cose che dicevo poco fa. La gente qui chiede che le infrastrutture funzionino, che ci siano strade efficienti, che laddove alcuni presidi medici sono carenti, in quanto mancano anche organico, alcuni punti importanti anche nascita, vengono, insomma, la gente chiede diritto alla sanità, il diritto alla mobilità e non essere semplicemente zone dove appunto, perché comunque si nasce qui, lontano dalla città, lontano da Palermo, si parte da un gap fondamentale, quindi è ridare normalità e mettere alla pari tutti, e questo la politica deve fare, dare a tutti quanti le condizioni, le stesse condizioni, anche oserei dire di più, chi nasce in questi territori, nascendo in territori che per geografia in qualche modo sono svantaggiati, devono avere maggiore attenzione rispetto alla centralità, quindi le periferie. L'Italia è un'Italia di comuni, ecco il nostro progetto era proprio quello, portare al centro i comuni, i sindaci, quelli coloro i quali poi ogni giorno si svegliano e devono appunto risolvere problemi quotidiani. Quindi il nostro desiderio sarà quello di protendere verso quelle realtà, ascoltarle e rappresentarle al Parlamento siciliano.
Abbiamo anche visto che hai avuto un appoggio fondamentale, la tua famiglia, abbiamo visto tua mamma che è stata veramente la tua spalla destra, è stata anche come un'icona che ha voluto rappresentare questa famiglia che parte appunto da casa e poi si va estendendo, si va allargando lungo questo tragitto. Ma anche forse il mondo giornalistico ti è vicino perché sei anche orgoglio per l'ordine, visto che abbiamo appunto come un deputato, un giornalista. Ti volevamo chiedere appunto poi il rapporto con le Iene, adesso che cosa è rimasto comunque con loro. Ma sicuramente grande stima, grande ricordo positivo di quella che è stata una delle esperienze più importanti della mia vita. Adesso chiaramente c'è stato un cambiamento, un capovolgimento di fronte, quindi li guardo con affetto, ma adesso cerco appunto di fare bene affinché loro non tornino da me, ovviamente da protagonista, quindi farò il possibile per onorare anche il mio passato, la mia storia, il mio percorso. Ed è giusto che la gente si aspetti da me semplicemente quello che ho predicato, perché nella mia vita ho lavorato per l'onestà, per la giustizia, per le cose eque, quindi è giusto che io per prima possa dare l'esempio. Quindi semplicemente questo, grande ricordo, grande affetto per loro, ma adesso chiaramente la gente mi chiederà di fare cose concrete, di dare risoluzioni, proposte reali. Un'ultima dichiarazione per quanto riguarda il traguardo felicemente raggiunto, possiamo dirlo. Ah sì, sono contento che appunto 6.734 palermitani e tutta quanta la provincia di Palermo mi ha tributato questo consenso. Da questa grande affermazione deriva una grande responsabilità e quindi non bisogna insomma in qualche maniera basarsi solo su quello, bisogna lavorare. Quindi io anzi lancio un appello affinché appunto queste operazioni di scrutinio si muovano quanto più possibile, affinché questo insediamento ufficialmente avvenga, perché noi di fatto ancora non siamo deputati. Io per, come dire, stare sul fiato sul collo, ho iniziato a girare i paesi e quindi, nonostante ancora la mia elezione non è avvenuta in modo ufficiale, io ho iniziato a fare il giro dei paesi per cercare di stare vicino ai territori. Grazie per la tua pazienza e ti Grazie facciamo tanti auguri e in bocca al lupo per tutto. a te. Grazie a voi.